Ciao amici, buona serata. Oggi siamo con l'amica Raissa per inaugurare una nuova scuola di ballo, di danza, di teatro, un po' di tutto. Diciamo che è sempre bello quando si inaugura una cosa nuova, specialmente a Sestri Ponente. Dopo che quello che è successo, purtroppo, che tutti sanno, ponti, disastri, però vogliamo essere un po' allegri, voltare pagina e andare avanti. Siamo anche sotto Natale. Raissa, un'altra scommessa. Assolutamente. Di nuovo un'altra scuola e sei sempre tu che gestisce e mandi avanti tutta la baraccona. Sì, assolutamente sì. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Questa è la nostra nuova sede. Siamo qua al Teatro Verdi, locale del Teatro Verdi, però l'ingresso è dal viale Carlo Canepa. Non è una scuola nuova, è una scuola già da 20 anni. Abbiamo solamente deciso finalmente di spostarsi e di entrare in questa location nuova. Oggi c'è il giorno dell'inaugurazione, abbiamo invitato tantissime persone che sono, esatto, tutti i nostri allievi, genitori. Ieri abbiamo fatto lo spettacolo, come sempre c'è da noi danza classica, danza moderna, danza contemporanea, hip hop, danza orientale, il teatro, il canto abbiamo, perciò siete tutti invitati, assolutamente tutti. Ecco, tu mi dicevi che insegni all'università. Cosa, io siccome non sono molto pratico di questo genere di cose, all'università arriva gente già abbastanza brava, sei tu che gli dai quella traccia o tu cogli il bello che c'è in questi artisti? No, la mia fortuna è che all'università insegno solamente al magistrale, corsi di magistrale. Oh. E perciò mi arrivano già pronti dopo triennale e li preparo già per entrare nel mondo professionale. Assolutamente sì, questo è molto importante proprio per prepararli al loro ingresso nel mondo professionale. Ecco, ti volevo chiedere una cosa, magari 15-20 anni fa non c'era tantissimi bambini che affrontavano queste discipline, invece ora c'è tanta gente, sia maschi che femmina. È una bella cosa perché un bambino deve muoversi, imparare a ballare, frequentare queste scuole. Assolutamente sì, perché veramente 20 anni fa, a parte che eravamo qua a Sestri Ponente e anche a Genova stessa, pochissime scuole di danza. Adesso siamo in tante, perciò mi fa piacere di avere i colleghi che lavorano qui accanto, però abbiamo tanti, tanti allievi che arrivano, sia maschi sia femmine, assolutamente. Sì, la più piccola abbiamo qua che sta correndo, esatto, Sofia che è piccolina, 4 anni, abbiamo anche la nostra qua cantante piccolissima, l'avete visto tutti al festival, Matilde Torcaso che è con noi, sempre qua. Bambine, venite qua con me che vi presento, venite. Ecco, stanno arrivando, guardate che meraviglia di bambine. Lei sarebbe? Tu chi sei? Matilde. Matilde. Tu immagino tu sei Sofia. Sofia. Ecco, guarda lì, guarda in camera. Loro sono le nostre più piccole. Lei è più piccola come allieva di canto e lei come allieva di danza. Perciò quando arrivano studiano tantissimo, si impegnano, continuano a portare avanti i loro impegni, ovviamente ringraziando i loro genitori, assolutamente, perché assolutamente il mio sono pensiero tutti qua davanti, con, esatto, i sorrisi. Il mio primo pensiero va sempre ai genitori, prima dei bambini, perché se i genitori non riescono a comprendere l'importanza di questi impegni è molto difficile poi ovviamente insegnare a loro, perché loro, come diceva grande Totò, nessuno nasce imparato. Assolutamente, Raissa, perché tra l'altro un bellissimo nome, Raissa, mi piace molto. È un po' impegnativa la danza, cioè venire in una scuola del genere ci vuole impegno, costanza, è meglio
non affrontarla se non sei convinto assolutamente di quello che fai? Questa è una domanda molto ma molto importante, perché in effetti se uno non è proprio, non ha la passione per la danza, cioè, io lo dico sempre, non portatele, non parcheggiate da noi, perché i bambini devono comprendere l'importanza dell'impegno che loro fanno, l'importanza anche che i genitori credono in loro, in quello che loro stanno imparando, perciò per noi è molto importante. Io rivolgo sempre questo pensiero ai genitori e a tutti quelli che seguono i nostri allievi. Ecco, a questo punto direi che ci salutiamo, grazie Raissa. Grazie. Ricordiamo l'indirizzo. Volevo solamente cogliere anche l'occasione e ringraziare qua la nostra circoscrizione, il presidente della circoscrizione Mario Bianchi, l'assessore alla cultura Maria Luisa Centofanti, certamente dovrebbe arrivare almeno. Sono assolutamente sì, saranno presenti insieme a noi. Perciò volevo ringraziare anche il gestore del Teatro Verdi, che ci hanno accolto proprio con grande piacere, con grande calore, la nostra scuola qui. E, sì. Raissa, ricordiamo l'indirizzo di Dance Mission, la tua scuola? Viale Carlo Canepa, 4 Rosso, Sestri Ponente. Vogliamo dire anche gli orari? Assolutamente sì, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 9 del mattino alle 8 di sera. E volevo solamente anche precisare che abbiamo il sito www.dancemission.it e il 28 di dicembre qua inauguriamo già il primo workshop di danza classica e di danza contemporanea. Seguiteci su Facebook, seguiteci su Twitter, seguiteci su Instagram, il nostro sito, siamo sempre presenti insieme a tutti voi. Perfetto, ti ringrazio, grazie ancora. Grazie. Dance Mission. Allora, l'inaugurazione di questa nuova scuola, nuova si fa per dire come ubicazione, ma nuova non è, della Dance Mission, siamo col presidente Mario Bianchi della circoscrizione, insomma siamo a Sestri Ponente, diciamocela a tutti, siamo a Sestri. Siamo a Sestri, bene. Un'altra cosa sì, nuova che ricomincia. Non una nuova associazione, un'associazione no. Storica che si consolida, cambia sede, una sede prestigiosa però a questo certo. Punto. Perché poi ti farò una domanda sulla sede prestigiosa. L'ingresso è sul Viale Canepa, rinnovato. I pavimenti sono sul tetto del Teatro Verdi, ecco. Riattivato, e quindi diciamo che location nuova, associazione storica e si riparte. Allora facciamo un po' una dietrologia, come dicono quelli che hanno studiato. Parliamo un po' di Verdi. Dopo un po' di tempo che è rimasto chiuso. Di Verdi e non di Derby, No, Verdi, okay, okay. Teatro Verdi, okay, anche okay. Perché di Derby è meglio non parlare. Ecco. Teatro Verdi è stato chiuso, problemi, sì, no, parte, non finalmente parte. Parte, Teatro Verdi ha riaperto la stagione, è stata presentata pochi giorni fa al Ducale, un po' di stop and go, succede anche alle migliori famiglie. Assolutamente. A parte gli scherzi, il Verdi come attività culturale ha patito, come tutto il tessuto commerciale di Sestri, il dramma del ponte. Si conta che le attività commerciali di Sestri, quelle un po' più diciamo strutturate, abbiano patito per il 50%, perché chiaramente le persone che affluiscono a Sestri vengono da fuori molto spesso, e quindi questa difficoltà di ingresso nella nostra delegazione ha creato un disagio veramente incredibile. A questo punto si rinizia, le strade sono di nuovo ripristinate, le viabilità ci sono. Diciamolo bene, che ci vedano i genovesi e non solo i genovesi, che venire a Sestri si può, non è più un problema come prima, scusa se ti ho interrotto. Esatto. Cercate di venire perché si arriva, tranquilli, i parcheggi purtroppo, qui sono col Presidente. I parcheggi ci sono, Ci sono? Ci sono, bisogna cercarli, bisogna poter segnalarli meglio, quello sì, perché, perché ce ne sono, ci sono parcheggi quelli, vabbè ci sono giù nella parte del centro storico, ci sono parcheggi ad ore, ma ci sono anche parcheggi quello di Piazza Oriani, ci sono alcuni parcheggi vicino alla Croce Verde, quindi ci sono le possibilità di parcheggio.
Bisogna poi impegnarsi, ecco. Non, siamo genovesi anche in quello, non ne abbiamo tanti. Non, però ci non sono. Fermarsi al primo giorno, che ne non vado. Dimentichiamo che ci sono i parcheggi, ci sono anche i mezzi pubblici, c'è la stazione davanti, certo, quindi certo. Ci sono i pullman, ci sono molti modi per arrivare e quindi vi aspettiamo. Comunque si arriva bene, dillo così la gente ci vede, non è più un problema come l'anno scorso. Ma lo sanno, sono tornate, le persone sono tornate. I negozi sono sempre sfavillanti di cose belle. E allora adesso io ti faccio una domanda, non so se è pertinente o meno, c'è qualche novità in arrivo per Sestri, tu che sei il capo? O... Beh, allora, innanzitutto la novità... Ricordiamoci la riapertura di Viale Canepa. Sì, ecco, dicevo, la novità è questa, che alcuni cantieri, quello un pochino più grosso, sono terminati. E quindi ogni fine settimana a Sestri c'è un evento. C'è un evento, ci sono una serie di eventi, quindi c'è sempre un buon motivo per venire, noi vogliamo continuare in questo modo, per quello che chi viene a Sestri, chi rimane a Sestri, anche perché i sestresi amano la loro delegazione, quindi piace rimanere a Sestri e a questo punto anche le associazioni come queste che fa danza, ma la fa in maniera egregia, la fa in maniera professionale, insieme a altre associazioni che fanno musica sempre in maniera professionale, ci sono associazioni storiche a Sestri per ogni tipo di attività culturale, sportive, arrampicata, di cicloturismo, quindi abbiamo veramente un patrimonio e noi siamo orgogliosi della nostra delegazione. Assolutamente. E quindi... Bene, venite a Sestri. Non dimentichiamoci, penso che tu la pensi come me, i 100 anni della Sestrese, che è una gloria cittadina, esatto. È sempre stata la terza squadra, esatto, della città. Sì, sì, compie 100 anni. Ora sarebbe troppo lunga enumerare tutte le associazioni storiche di Sestri. Non dimentichiamo che siamo a Sestri, ma siamo nel Medio Ponente. Stessa cosa vale per Cornigliano, certo. Associazione storica anche a Cornigliano, abbiamo le ville storiche, abbiamo i palazzi, abbiamo un patrimonio culturale veramente, veramente forte. Anche Cornigliano è interessata da un cantiere molto importante. Certo. Diciamo che Cornigliano è in mezzo al guado. È partita con un progetto, bisogna in tutti i modi portarlo avanti il più velocemente possibile e a quel punto probabilmente tra Sestri, Cornigliano, con un'offerta veramente forte e il Polio degli Arzelli, che dovrebbe essere il ciliegina sulle torte, al Medio Ponente, tra le attività lavorative, sviluppo economico, la Fincantiera, Leonardo, quindi ci sentiamo un po' una piccola città. Assolutamente, ma lo siamo, anche se io sono di San Pier d'Arena, residente a Pegli, ma sono più a Sestri. Ci siamo una piccola, lo so, ti vedi, infatti, è vero. Io sono residente a Pegli, ma sono più qui. Sei sempre qua da noi perché ne siamo contenti. Ci si sta troppo bene a Sestri. Ringraziamo il Presidente. Grazie. Signor Bianchi, abbiamo parlato di derby, non ne parliamo, è quasi Buon Natale. Grazie, quasi Buon Natale. Grazie. Dopo il presidente Mario Bianchi, con l'assessore Centofanti a parlare di Dance Mission, la nuova scuola, nuova tra virgolette, perché nuova come ubicazione, esatto, ma esiste da una vita. Finché si inaugurano cose nuove, cose belle, è sempre una gran bella cosa. Fantastico, esatto. E infatti ci fa piacere perché abbiamo già lavorato tanto con Raissa, l'anno scorso abbiamo fatto un festival molto interessante di danza e quest'anno vogliamo addirittura allargarlo anche alle piazze, perché ha delle artisti che valgono tutta la piazza e quindi stiamo spingendo anche un po' per il comune per avere un pochino di finanziamento, perché con i nostri poveri mezzi si riesce a fare poco, ma contiamo sull'intraprendenza di Raissa, che smuove le montagne e soprattutto è una persona che sa convincere anche gli indecisi, e quindi questa è una dote, noi ci contiamo per noi e per la cittadinanza, perché potrà avere la possibilità di vedere delle cose veramente belle. Ecco, si parlava prima col presidente di quello che abbiamo sotto i piedi, cioè il Teatro Verdi, pare che parta, però c'è sempre un po' di titubanza. Allora, il teatro parte il 5 con la programmazione cinematografica, se vedete ci sono dei film sia per bambini che per grandi, quindi film commerciali che possono attirare pubblico, e poi ci saranno soprattutto le operette, verrà qua la Baistrocchi e ci saranno anche alcuni spettacoli di opera in diretta da grandi teatri. Ci auguriamo che questo serva a smuovere un po' la situazione e poi comunque i gestori sono sicuramente interessati a valutare qualche altra nuova proposta. Quindi siamo lì, aspettiamo le nuove proposte e vediamo che cosa arriverà. Ecco, assessore, così poi ci salutiamo. Qualche altra novità per Natale su Sestri?
Allora, adesso direi che no, l'attività delle associazioni, perché noi lavoriamo con le associazioni, si ferma un pochino per le dovute feste natalizie. Riprenderemo a gennaio, il 5 di gennaio c'è una manifestazione al Gazzo con una specie di presepe allestito, è una marcia che si fa tutti gli anni, promossa dagli amici del Chiaravagna e di solito molto partecipata, quindi è proprio la prima dell'anno e poi partiremo con un po' di iniziative che svolgeremo via via. Allora, auguri, come diceva anche il Presidente, quasi buon Natale. Grazie, augurissimi. Augurissima dall'assessore Centofanti e da me. Ciao.